8 giorni di festival, 14 sezioni, 157 incontri e quindi centinaia di ospiti nazionali ed internazionali al via questo sabato. La 12ª edizione di Salerno Letteratura ad ospitare il festival. I luoghi simbolo del centro storico cittadino, la Chiesa della Dolorata, l'Atrio del Duomo di Salerno, l'Arco Catalano e tanti altri per immergersi nel mondo della letteratura, della storia, della filosofia, del graphic novel, con appuntamenti rivolti a tutti per un festival che coinvolge i giovanissimi così come gli adulti. È una grande festa di democrazia, perché mi piace ricordare che il nostro è un festival, non è un salone del libro, e la parola festival va ricondotta alla parola festa. Quindi noi cerchiamo di creare una comunità attorno ai libri, attorno alle idee, attorno agli autori, una comunità dialogante, organizzando 157 appuntamenti, 157 incontri articolati in 14 sezioni, completamente gratuiti. Cioè, questo elemento della gratuità è un elemento di grande importanza, ecco perché parlavo di democrazia, perché noi abbiamo una idea di cultura, di politiche pubbliche per la cultura contraddistinta dall'inclusione. Vogliamo aprire a tutti questo festival senza trascurare nessuna fascia di età. Quindi partiamo dai bambini piccolissimi per arrivare a riflessioni che possono interessare persone più mature. Nessuno è escluso, questa è un po' la logica del festival. Quindi mi sembra importante rimarcarlo, è un grande sforzo, la gratuità è un grande sforzo, però rendere accessibile la cultura è un atto politico di primaria importanza e presumo faccia molto bene alla democrazia. Le domande giuste, il sottotitolo della 12ª edizione dedicata a Franz Kafka in occasione del centenario della sua morte. Prima domanda giusta è imparare a impostare correttamente i problemi, a formulare bene le domande in un tempo nel quale invece tutti presumono di avere le risposte giuste già pronte. Noi non abbiamo bisogno di risposte giuste già pronte, perché chi ha le risposte giuste già pronte non coglie la complessità, la problematicità delle questioni. Invece imparare a porre le questioni, imparare a mettere i punti interrogativi ed esercitare continuamente il valore civile del dubbio è il viatico per ottenere poi le risposte giuste.